In questo primo schema, il giocatore completo a tutto campo serve alla T, per poi proseguire con dei diritti diagonali stretti. Obiettivo è crearsi un'apertura di campo laterale. Vediamo come in questa azione Roger Federer giochi addirittura un winner con un diritto diagonale. In questo secondo schema, il giocatore completo a tutto campo serve slice a uscire e come secondo colpo esegue un drop shot di diritto. Esercizio numero 1. L'allenatore fornisce in rapida sequenza due palle al giocatore che esegue prima un colpo a rimbalzo con rotazione slice o top e successivamente un drop shot. Esercizio numero 2. Durante una fase di scambio con rotazione slice, il giocatore cerca di inserire nello scambio un drop shot con successiva discesa a rete. Come variante, lo stesso esercizio può essere svolto sulla diagonale.